Ciao fans! Ciao fans! Giusto per argomentare, il video precedente è finito di sabato sera, quando eravamo appena arrivati. Abbiamo fatto domenica, lunedì e martedì al mare, cioè proprio relax totale, sonnellini, bagnetti. Flashback. Ciao fans! Ciao fans! Siamo a Foxy Lioni. Il telefono non prende niente, quindi questa storia la vedrete dopo domani, più o meno. Bruno Colombo scala gli scogli. È molto bello. Vuoi aggiungere qualcosa? No. È così. End of flashback. Ci stava. Tra l'altro sembra una delle tutine. Tutine? Sì, quelle che facevano i balletti. Che erano vestite. Vabbè. Comunque oggi è mercoledì. Non è più proprio mattina perché sono già un quarto alle 10. E oggi, per spezzare un po' la monotonia del mare, abbiamo deciso di andare a fare un giretto in moto, perciò adesso ci siamo già parzialmente cambiati e ci rivediamo direttamente in moto. Ciao fans! Rieccoci, ci siamo cambiati, l'autosoni punta un po' troppo verso l'interno, fa già molto caldo, ma neanche tanto perché siamo all'ombra, quindi adesso? Adesso partiamo. E i miei guanti sono lì. Esatto. Va bene, ciao ciao. Ciao. Ah, ok, dobbiamo andare di là. Bene fans, siamo partiti. In realtà adesso che siamo super sudati con l'arietta si sta anche bene. Com'è guidare senza zaino avendo sbolognato tutto nelle borse? Bellissimo. Vero? Sì. Beh, comunque oggi dei quattro itinerari che avevo più o meno pianificato a casa, andiamo a fare quello più corto, perlomeno in teoria. Cioè, in chilometri, ecco. Luna, tu non sai assolutamente niente, immagino. Ma sarà un cerchio. Passando da sud verso nord e poi riscendendo. Ok, beh, meglio che niente, diciamo. Passeremo, non lo so, in tanti paesini nell'entroterra per poi fare la statale 125 e tornare indietro. Esatto, sì. Faremo anche altre statali che ci hanno consigliato, come la 198, e vediamo un po' cosa c'è. Tra l'altro, più di 20 anni che veniamo in Sardegna. No, io no. Vabbè. Però l'entroterra visto solo passandoci, cioè mai entrato volontariamente. Cioè l'entroterra era solo il momento tra lo sbarco e la spiaggia. Quanti motociclisti ci saranno? Secondo me ben pochi. Quanti motociclisti ci saranno con la tuta in pelle? Nessuno. Tra l'altro non stavo più guardando il navigatore, penso che mi abbia ricalcolato il percorso, perché a un certo punto mi ricordo che diceva di girare a sinistra e non ho girato a sinistra. Immagino che girare a sinistra fosse proprio per evitare di passare da qua. Col c***o che ti faccio passare. Dobbiamo girare qua a destra. Ok, forse siamo riusciti a uscire dal centro. Ok, vai, adesso siamo ufficialmente fuori da tutto, iniziano le statali con le curve. Perfetto, spero di non trovare la sabbia del mare sulla strada. Ecco, speriamo di no. Neanche le pecore dietro una curva, magari. Senti che puzza di pecorino. Qualche pastore che non si è lavato i piedi. Sento già che mi darà grandi soddisfazioni. Già iniziano delle strade belle, eh? L'importante è non fare la curva e trovare anche il vigile col laser. Quello sarebbe un bel problema. Beh, qua un po' di sabbia del mare c'era, nell'interno curva. Beh, comunque sono le 10:30 del mattino, 31 gradi. Meno male. Guidare in terra sarda, mai fatto, Mai fatto, cioè sì, in macchina, ma in moto mai. Vabbè, in macchina sì, in moto... Guarda qua.
credo che mi abituerò molto bene a questa vita. Beh, dai, diciamo che forse tutto quel viaggio in moto, in nave, che è stato assurdo, ne valsa la pena. Sì, più che altro che è strascomodo. L'anno scorso che siamo venuti in macchina, cioè io il viaggio non mi ricordo di aver sofferto, anzi. In realtà la roba del viaggio è quando devi smontare le borse giù nella stiva della nave che fa un caldo atomico, poi devi venire su fino alla cabina, cioè prendere la chiave della cabina con tutte le borse in mano, con i caschi, su con la tuta in pelle. Sì, beh, ma anche farsi il viaggio, anche farsi l'autostrada, comunque in macchina sei più rilassato. C'è la musica, anche farsi il pezzo col buio, venire giù fin qua, non è che è stato proprio bellissimo. Esatto. Però guarda qua quante curve. Bellissimo. Questa è la statale 198, infatti, che ci hanno consigliato. Ho detto fate la 198. Qua se vai lungo vai dentro nei cactus. Ecco sì, meglio non andare lunghi dentro nei cactus. A parte che con la tuta in pelle magari ti salvi un po', Pensa se vai lungo in bici. Madonna. Avevo visto un video di un tipo in bici che è entrato dentro nei cactus. Diventi un istrice. Ed era lì a bordo strada con i tizi che gli toglievano le spine. Ma aveva tipo proprio i pezzi di cactus conficcati. Mamma mia, che male. Cioè, ma non le spine, i pezzi. I pezzi con tutte le spine conficcate. E tipo agopuntura. Mi sto divertendo, eh. Sì, un botto. Poi ci siamo solo noi, strada. Strada libera per Moon Riders. Avevo il sentore che sarebbero stati tutti al mare a metà agosto. Orco cane. È un'anguilla spiaccicata. Non lo so, ma l'ho presa in pieno e mi ha pattinato la ruota davanti. Che schifo. Ah, tra l'altro, praticamente, vabbè, i video ovviamente li faremo principalmente in moto, quindi per vedere il vissuto di questi giorni in Sardegna dovreste seguirci su Instagram, dove ieri sera abbiamo pubblicato delle storie in cui mangio l'anguilla per la prima volta. Che schifo. Flashback. Ero Sbuzzini? Mangia l'anguilla. Tra l'altro, l'anguilla. Che schifo. Aspetta, No, veramente. Questa era la testa dell'anguilla. Che schifo. Com'è? Mi ha abbastanza turbato, devo essere sincero, perché l'hanno avvolta dentro che non si vedeva. Poi quando l'ho vista ho avuto un attimo. Però molto buona. Se superi lo scoglio mentale che è un serpente di mare, è buona. End of flashback. E sono stati furbi perché l'hanno attorcigliata con la testa infilata verso l'interno e quindi la testa non si vedeva. Poi quando l'ho aperta mi sono trovato la testa dell'anguilla e un po' senso mi ha fatto. Però l'ho mangiata lo stesso ed era molto buona. No, minchia, mi è arrivato un missile sulla visiera. Di già. Che mi ha fatto un botto. Si è spiaccicato? No, no, per fortuna mi è andato di striscio. Primo tornante? Addirittura dei tornanti? Wow, saliamo in quota. Guarda che curve! Spettacolo, veramente. Era da un botto che non mi divertivo così. Che figata! Anche perché le strade vicino a casa ormai le sappiamo a memoria e non ti danno le stesse emozioni. Primo paesino? Il Bono. Ah, poi ci sono i Boni. Può essere. Allora, attraversamento paesini, c'è l'asfalto strano perché non è brutto, però è un po' graniglia grossa. Cosa? Az. Da che parte? Ma siamo sicuri? Dice di andare su dritti. Non mi sembra molto una strada principale. Basta che non ti fermi in salita. Queste sono le scoperte di Maps. Madonna, non fermarti. Vai su. Bella ripida.
Porca vacca. E la Madonna. Non fermarti. Cazzo, di strada. No, Madonna, amore. Paura. Stiamo vedendo anche un po' l'interno dei paesi. Ne avrei fatto a meno vedendo quella strada quanto era ripida. Mamma mia, mi è venuta l'ansia. Meno questi qua, altro che Bema. Beh, però è grande come paese. Paesino caratteristico, eh. Mai visto, cioè, non sono mai stato in un paese di montagna in Sardegna. Fa un po' di ombra. Anche un po' di fresco, 29 gradi, ci sta. Ehi, tornante. Luna, vuoi raccontare un aneddoto di mare di questi giorni? Abbiamo visto tre spiagge diverse che, vabbè, avevamo già visto l'anno scorso, a parte una, che era San Gemigliano. Mare stupendo, ieri era un po' mochino mosso. Guarda che vista. Aspetta, Fans, guardate qua, si vede tutto, c'erano gli Astra, là c'è lo stagno di Tortolì. Adesso non so con la Sony cosa si veda, sinceramente. Là in fondo c'è l'isolotto dello Gliastra. E là la punta che si vede è Arbatax. E la nostra casa è esattamente dietro questo cartello, quindi non si vedrà. Spettacolo. Bene, bene, possiamo andare. Questa lezione di Story Channel. Oggi? Oggi moto, oggi sauna. Moto sauna, una nuova attività. Oggi esploriamo il corpo umano, quante cose che impariamo. Carichi di cibo. Prontissima, Speriamo. Dai,